Ciao a tutti in questo nuovissimo video, perché per parlare della partita che si è appena conclusa tra Spezia e Roma, qui da 2-2, a Roma che va in Conference League, Fonseca saluta, comunque vabbè, poi faremo un bilancio, insomma, già ne ho fatto un video, però adesso farò un bilancio un po' più anche in base a quello che ho sentito tutto quanto. E c'è veramente il primo allenatore, cioè da quando risieguo la Roma, è il primo allenatore che un po' mi dispiace, cioè vabbè, togliendo Ranieri che vabbè, però per dire, cioè togliendo Ranieri che vabbè, una leggenda, possiamo dire così, però perché alla fine per Di Francesco non mi è dispiaciuto per niente. Per Spalletti meno che meno, poi è stato Ranieri, poi è stato lui, quindi chiaramente io qua lo dico e lo dico, chiaramente oggi la partita è stata fatta male. Sicuramente forse se ci fosse stato Diego dall'inizio sicuramente sarebbe cambiata, cioè forse avremmo fatto un po' meglio, però lo Spezia, il pareggio è meritatissimo per lo Spezia. Poi c'è stato il secondo gol di Mkhitaryan, è stato molto, molto discusso anche con la chiamata VAR, appunto. E alla fine ci è stato dato, quindi buono così. Ma se, cioè, sinceramente, se non ce l'avessero dato, veramente sta proprio incazzato, perché poi chiaramente quelli, se non chi, quelli. Aspettate, facciamo così. Quelli, se non chi, quelli, chiaramente penso che avete capito chi, quelli che abbiamo battuto al derby, i laziesi, o come li vogliamo chiamare, hanno fatto di tutto per, cioè, lo, cioè, la, cioè, cioè, la sapete qual è la cosa più bella? Ok, che loro possono dire, siamo andati 7 punti sopra, wow, mi sei arrivato 7 punti sopra, noi te l'abbiamo messa in quel posticino. In quel posticino, quando dovevi andare in Champions con noi, perché tu potevi avere una minima possibilità. Poi chiaramente mi sa che alla fine ha finito a 60, no, non ha finito a 69, forse ha finito a 68, mi sa, perché non lo so, allora non lo so perché con noi stavano, cioè loro con noi stavano a 66, mi sa. Sì, se avessero vinto, forse potevano ancora andare in Champions. Non so se loro stavano a 66 o 65. Perché io mi ricordo tipo che, no, con 9 punti, boh, non lo so, potevano andare tipo a 75, mi sa. Quindi stavano a 66. Quindi, cioè, finiscono la stagione a 67. Quindi alla fine 5 punti sopra noi. E penso sia così. Poi, vabbè, nel caso correggetemi nei commenti se. Ah, vabbè, perché adesso non ricordo bene, comunque non me ne frega. Quindi gli abbiamo tolto la possibilità di andare in Champions, ma in realtà, cioè, in realtà non penso che se loro le avessero vinte tutte e tre, sarebbero, cioè comunque era praticamente impossibile che riuscire ad andare in Champions, quindi cioè, potevano fare appunto 74-75 punti, quindi figuratevi. Per cui, provo 66 o 67 hanno finito. Quindi credo 67, comunque vabbè. E quindi niente, per cui. Poi hanno provato a non mandarci in conference, non ce l'hanno fatta. Questo, insomma. Anche perché poi hanno messo, non so se era perché beh, penso che Immobile era rotto, però ho visto un attimo, tanto per, vabbè. Ma tipo, non, tipo, cioè, Correa poi si era fatto male, giocavamo con Murici, vabbè, figuratevi, no, comunque, a parte questo, comunque, cioè, comunque ho visto da alcune parti, gente già dalle altre partite della Roma, chiaramente, le ultime, demoralizzati da questa conference, tutti a dire, non ci andiamo, non andiamoci, non andiamoci, perché se c'è, lasciamo perdere, chi se la vuole giocare sta coppetta, andiamo. Andiamo in, uh,
cioè, rimaniamo fuori. È vero, cioè, è vero, ci può stare perché, per esempio, in passato alcune squadre, ricordiamo sempre quelli, mi sa, vabbè, ma forse pure, forse pure il Napoli, comunque quest'anno l'Inter, sono usciti, cioè queste squadre sono uscite per dire, siccome, cioè, siccome so che magari, andare molto in avanti mi fa spendere molte energie, magari in panchina non ho molte, cioè non ho riserve super di alto livello, e giocarmi 3 partite, cioè una partita ogni 3 giorni non andrebbe bene. Allora magari uscivano, no? Uscivano dalle coppe, no? Come ha fatto l'Inter quest'anno, per giocarsi una partita a settimana. E molti la pensavano così, anche perché molti, parlavano alla fine cioè, di dire, ci giochiamo il campionato, la Coppa Italia, e magari abbiamo possibilità magari di provare almeno una Coppa Italia a vincerla. Invece io dico, oppure il campionato, invece io dico, siccome in Coppa Italia potrebbe capitare che magari, non lo so, cioè capita che qualche scherzetto tipo gli ultimi anni, che vabbè, la Juve, vabbè, l'anno scorso, vabbè, però tolta la Juve, diciamo, negli ultimi anni magari ci capita qualche scherzetto. Poi tu al campionato, se non vincevi il campionato, tutti a dire Mourinho fa schifo, 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 ma queste cose qua. Invece no, perché la Conference League è più facile che la riesci a vincere. Anche perché, vabbè, poi magari domani o nei prossimi giorni faccio un video per spiegare un po' le cose che ho letto oggi, tanto per informarmi. Comunque, tornando alla partita di oggi, mi dispiace veramente per Fonseca. L'unica cosa, l'unica cosa che posso dire è veramente che, veramente è andato tutto male nella partita di andata col Manchester, perché sennò tu potevi arrivare settimo, magari adesso stavi in finale, faccio per dire, e lì fare una finale Roma Villarreal, chiaramente poteva comportare che, appunto, era diverso. Quindi la stagione finisce, oggi la partita al primo tempo male, secondo tempo abbastanza bene, ma non benissimo comunque. E appunto mi dispiace per Fonseca, ripeto, perché cioè quel rigore dato, che eravamo sul 3-2 a Manchester, è vero che uno può dire ecco secco, ma non si è da nessuna parte, ma comunque quel rigore col Manchester non c'era, stesse cose. Con Liverpool, che non ci diedero a noi 2 rigori, e c'era un gol di Salah in fuorigioco all'andata, e al ritorno non ci diedero 2 rigori. Qui c'è stato dato un rigore contro all'andata, che se non l'avessero dato magari secondo me sarebbe finita 4-2, oppure massimo 5-2, oppure magari finita 5-3, no? E così uno a ritorno. Quindi al ritorno, anche potenzialmente col 3-1, perché infatti noi al ritorno abbiamo fatto, abbiamo, cioè 3 gol li abbiamo fatti. Col 3-1 al ritorno passavi tu. Quindi lì al ritorno stai molto più attento. Invece di provare tanti tiri, eri un po' più accorto e ci provavi. Invece è andata male. La seconda partita purtroppo è stata giocata benissimo, ma avremmo dovuto fare un altro gol e non subirne, solo che era veramente impossibile farli, e quindi andata così. Sono contento di andare in conference, più che altro, vabbè, perché ho visto, cioè, va bene, voglio parlare meglio, lo ripeto in un altro video che farò, però ho visto le squadre, c'è il Tottenham, diciamo noi, poi bisogna vedere ancora in Liga, perché appunto c'è il Villarreal che è in finale di Europa League, quindi se il Villarreal va in finale, cioè vince l'Europa League, allora ci dovrebbe andare un'altra spagnola, che non so qual è, quindi bisogna ancora vedere. Mentre invece, se non la vince, ci va il Villarreal. E comunque, quindi boh, bisogna vedere. Poi il Tottenham ci va, la Roma, poi il Ligan, non so chi ci va, non so, il Lione, no, non è il Lione, vabbè, una tra Bolione, quelle che stanno sotto, forse il Lens,
forse Lenz. Poi in Germania c'è andata l'Union Berlino, mi pare, si chiama, sì, dovrebbe essere andata l'Union Berlino, Union Berlino, vabbè, come si dice, quindi boh, tutto da scoprire. Sinceramente, se fosse andato il Sassuolo non gli avremmo potuto dire niente, perché comunque, considerando che il Sassuolo era più scarso di noi, e sicuramente diciamo che nelle partite contro il Sassuolo c'è stata anche quella a ritorno. Vabbè, il ritorno magari abbiamo giocato anche noi male, però per esempio all'andata non ci fu dato quel rigore che c'era, e forse pure un'espulsione cioè, a favore nostro e per il Sassuolo. E se fosse, cioè, se quella partita lì magari cambiava tutta la stagione, ma non lo possiamo sapere. Però oggi, cioè, però in pratica, se tu avessi avuto 2 punti in più, quindi stavi a 64. No, aspetta, stavi a 63, perché oggi abbiamo pareggiato. Stavi a 63, cioè eri già qualificato la scorsa giornata, e basta, avevi fatto. Quindi invece così non è stato. No, aspetta, no, avremmo avuto 2 punti in più se avessimo vinto col Sassuolo, quindi siamo sì a 64, quindi oggi arriva a finire a 65, invece arriva a 62. Chiaramente poi c'è da stare pure il punto di Verona che non ci è andato, e lì finimi sempre a se, cioè, con un punto eri già sì, praticamente eri già in conference, perché cioè, saremmo stati a 60, a 62. E il Sassuolo avrebbe comunque dovuto vincere, e noi pure con una sconfitta saremmo andati in anche perché avevamo subito 3 gol in meno, e quindi niente, vabbè, per dire, stavamo anche ancora meglio di come stavamo oggi con la differenza reti, e quindi era tutto meglio, quindi un po' questo, insomma. Poi vabbè, chiaramente adesso si faranno tutte le valutazioni, tutte le cose, si dirà, cioè, chi deve andare via, chi non deve andare via, tutto quanto. Ah, una cosa che voglio dire prima di chiudere: Pastore, immenso Pastore, lui ha pagato questa cosa, cioè in realtà l'anno scorso e quest'anno no, perché alla fine si è portato dietro i problemi che erano precedenti, però tipo la prima stagione che è arrivato, 18-19, non so, cioè, non mi ricordo se arrivò che era infortunato già, oppure ha avuto, però boh, non mi ricordo se quando e come si è rotto, però sicuramente, penso alla prima stagione ci sia stato qualcosa, perché poi l'anno scorso un po' ha giocato, eh sì, un po' ha giocato, quindi pure qualcosa l'anno scorso, ah no, scusate, pure qualcosa l'anno scorso, perché mi sembra troppo strano che un giocatore che comunque veniva integro a Roma fortissimo, così perché ha fatto 2 tocchi, era proprio cioè, a momenti Cristante faceva il gol. Cioè, mi sembra troppo strano che un giocatore così forte venga a Roma, e cioè, il fisico, ok, però boh, ci deve essere stato qualcosa. Ma vedete cosa ne pensate, quando succede, ci vediamo al prossimo video, che non so se già domani, oppure martedì o mercoledì, comunque, o domani oppure nei prossimi giorni ci sarà un nuovo video in cui parlo un attimo della Conference League, e poi un altro magari in cui posso dire anche un po' di più chi venderei e perché. Bella.